Questo video parte subito con delle scuse, perché non è esattamente il video sulla GFX 100 di seconda generazione che avrei voluto portare, ma ci sono state una serie di cose che purtroppo me lo fanno limitare in maniera abbastanza sostanziale. Fujifilm, come spesso capita, ha fatto una presentazione ufficiale a Milano, al Museo Diocesano, mi ha invitato, ma purtroppo quel giorno, in quella fascia oraria, avevo anche un altro appuntamento assolutamente inderogabile, quindi le due cose si sono sovrapposte e alla fine ho avuto meno male soltanto un'oretta e mezza per poter toccare con mano la GFX 100. In realtà la questione è che durante queste presentazioni Fujifilm non è che ti presenta un prodotto, ti presenta, ti fa vedere, ti fa toccare con mano anche tutti gli altri prodotti che vengono presentati, quindi c'erano naturalmente le nuove lenti, c'erano le nuove lenti TS, quindi diciamo le possibilità per poterci mettere mano ce n'era veramente tanto, ma io purtroppo non avevo proprio il tempo. Oltretutto ciò, avevo anche una bella influenza, ero febbricitante, avevo già fatto prima un tampone per sicurezza, ma stavo abbastanza male. Ho provato a registrare un video, beh, lo sentite anche adesso dalla mia voce, non è il massimo della vita. Ho provato a registrare un video, ma la mia faccia, la concentrazione, la voce, la fatica anche a parlare c'erano, quindi purtroppo non ce l'ho proprio fatta. Mi sono detto, vabbè, cerchiamo di raccogliere quello che abbiamo raccolto durante la giornata, lo impacchettiamo e cerchiamo di tirare fuori qualcosa di decente in un video che poi girerò quando starò meglio e avrò un pochino più di tempo. Beh, prima di continuare, come al solito vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, condividerlo, dare un'occhiata sotto alla descrizione che contiene un sacco di link interessanti, potete tranquillamente darci un occhio, i miei link Telegram di offerte giornaliere su Amazon, i miei link Instagram, insomma un sacco di cose interessanti, la descrizione non è messa a caso, dateci un occhio. Dunque, cosa dire di questa nuova GFX 100 di seconda generazione? Allora, questo non è un video in cui parlerò di specifiche tecniche, di approfondimenti tecnici, non vi farò vedere il menu, è soltanto un primo contatto, perché poi in realtà un'ora e mezza, ma possono essere anche due, tre ore, in contatto con una fotocamera del genere è difficoltoso, perché è una fotocamera complessa, è una fotocamera da provare, da utilizzare, e necessita veramente tanto tempo per riuscire a tirare qualche conclusione. Quindi questo è un video per darvi una mia impressione a caldo. Perché? Perché Fujifilm naturalmente, oltre a sciorinare certi aspetti tecnici, che comunque nelle presentazioni che noi vediamo in collegamento ci fa comunque, ci spiega quali sono gli aspetti tecnici, quindi le specifiche numeriche e non relative ad una fotocamera, però in realtà sono talmente tante, ma talmente tante, che poi Fujifilm stessa, durante una presentazione come quella che c'è stata appunto al Diocesano di Milano, ha preferito condensare, ad esempio, nei propri roll-up le specifiche principali della fotocamera, altrimenti si parla veramente di un elenco di specifiche che poi fondamentalmente potete trovare tranquillamente online, quindi non ha molto senso ripeterle in un video dove si parla di impressioni. Ma quindi perché Fujifilm fa queste presentazioni se comunque le specifiche poi le possiamo trovare tranquillamente online e possiamo già farci un'idea? E perché poi c'è un tour in Italia con le dimostrazioni pratiche di questa fotocamera, di tutte anche le altre fotocamere Fujifilm, il tour di Fujifilm nei principali negozi che vendono appunto attrezzatura Fuji in giro per l'Italia? Perché comunque, toccando con mano certi prodotti, diciamo che il feeling che senti va oltre le specifiche tecniche. Quindi io vi dico proprio tranquillamente, e non lo dico semplicemente perché mi hanno invitato alla presentazione, ma se oggi mi dicessero: Marco, scegli una fotocamera e una serie di lenti naturalmente a tuo piacimento, una qualunque tra tutte quelle che ci sono, comprese Hasselblad, Phase One, tutte quelle che ci sono, scegline una. Io oggi probabilmente, a caldo, ovviamente molto a caldo, sceglierei la GFX 100 di seconda generazione. Non è una fotocamera
così versatile da poter sostituire tutte le altre fotocamere. Questo deve essere assolutamente chiaro, chiarissimo. Ma secondo me la versatilità su una fotocamera medio formato di questo tipo ha raggiunto veramente quasi uno stato dell'arte. Quindi oggi probabilmente la GFX 102 è il mio oggetto del desiderio. E ve lo dico perché? Perché comunque provandola, quel poco che ho potuto naturalmente provare, il feeling subito instaurato con la fotocamera è stato davvero enorme, davvero elevatissimo. A cominciare dal grip, che naturalmente va da sé che una fotocamera con un grip un po' più piccolo, come sono del resto oggi le APS-C, le full frame che ci sono in circolazione, è una cosa naturale che non ti offrano un'impugnatura solida tale da farti capire veramente quanto è buona la presa sulla fotocamera. La GFX 100, essendo una fotocamera grossa, perché è una fotocamera grossa, non è assolutamente una fotocamera compatta, e io vi invito, e credo di ripeterlo anche molte volte in questo video, andate a provare una GFX 100 di seconda generazione, anche se non siete interessati ad acquistarla, andate comunque a far visita in uno di questi tour, in uno di questi negozi, per provare effettivamente di cosa stiamo parlando. E per avallare ulteriormente questa teoria, vi lascio anche sotto in descrizione il link per scaricare dei RAW. Nel momento in cui sto registrando li sto caricando con una linea DSL lentissima. Sono molto pesanti, sono veramente pesantissimi. Sono dei RAW scattati molto velocemente in diverse situazioni e vi renderete conto della qualità di immagine di questo sensore. È assolutamente strabiliante, non ottima, non fantastica, strabiliante, è veramente una cosa eccezionale, mai vista. Ergonomia sicuramente ottima, fantastica. Il D-pad è stato rimosso, si fa tutto praticamente col joystick, che è molto pratico, devo dire. Il D-pad è stato rimosso perché per dare spazio appunto all'impugnatura, al grip, che la fa diventare, anche senza battery grip opzionale, una fotocamera di facile presa. Ovviamente è anche una fotocamera estremamente pesante. Altro punto cruciale della fotocamera, su cui Fujifilm probabilmente è la cosa su cui ha puntato di più, è l'autofocus. Ho girato dei video velocemente in cui ho tentato di farvi vedere, in cui tento di farvi vedere, lo vedete in questo momento, come funziona l'autofocus, quanto è attivo, in condizioni anche di luce non particolarmente ottimale, e devo dire che i miglioramenti ci sono stati, e come rispetto alla versione precedente. Però ve lo dico fin da subito, non vi aspettate performance da full frame o da APS-C. Parliamo di una fotocamera che sicuramente è versatile anche da un punto di vista sportivo, con determinati sport. Si è parlato nelle varie promozioni di basket, quindi fondamentalmente uno sport veloce, ma non così tanto veloce. Quindi parliamo di situazioni dinamiche, ma che in altre situazioni la dinamicità potrebbe appunto mettere in crisi questa nuova GFX 100. Le migliorie ci sono state decisamente, su questo lo potete vedere tranquillamente con i vostri occhi. Ovviamente sfruttando anche la stabilizzazione, che arriva addirittura a 8 stop, e anche qui bisognerebbe un attimino provare effettivamente se sono 8 stop un po' risicati o sono 8 stop veramente realistici. Gli 8 fps non li ho provati. 8 fps oggi potrebbe anche far sorridere se pensiamo a full frame o a PSC, ma sono tanti per un medio formato, anzi super full frame come la chiama Fujifilm, perché significa che possiamo arrivare a una buona dinamicità di ripresa. Il viewfinder da 9,44 milioni di pixel è stato aumentato ed è assolutamente impressionante anche questo, quindi è una fotocamera effettivamente senza compromessi, come vi dicevo prima,
l'insieme della costruzione mi ricorda molto una polemica che è saltata fuori in un gruppo di discussione tanti anni fa, quando si parlava di Canon, di 1DX, di 5D, e molti dicevano: "Bah, la Canon 5D è una fotocamera fatta veramente benissimo, una fotocamera meravigliosa, fantastica, un'ottima costruzione." E qualcuno è saltato fuori dicendo: "Beh, signori, provate a prendere in mano una Canon 1DX e poi vi rendete conto che la 5D è un giocattolo." Polemiche su polemiche, rispostacce. In realtà, diciamo che non la mettiamo in maniera così grezza, però effettivamente, se già le Fujifilm di per sé la costruzione è ottima, cioè quando prendete comunque in mano una Fujifilm è costruita bene, è fatta veramente bene, questa GFX 100 di seconda generazione, nel momento in cui la prendete in mano, è assolutamente fantastica, è un carro armato, cioè vi rendete conto di quello che avete in mano. Due aneddoti, uno che ogni tanto ripeto, e quindi se mi seguite da tempo l'avrete già sentito. Mi è capitato una volta di parlare con un medico che mi ha chiesto appunto una fotocamera. Lui aveva un Corredo Nikon reflex un po' vecchiotto e voleva prendere una fotocamera che potesse in qualche modo essere più compatta, versatile, per poter andare in giro con Medici Senza Frontiere, e voleva qualcosa di più veloce. E io gli ho consigliato a questo punto una compatta evoluta, e già storto un pochino il naso: prova una X100 F, ai tempi c'era solo la F. È una fotocamera compatta di Fujifilm, 23mm, 35mm equivalente, e costa sui 1.300-1.400 euro, meno male, non ricordo bene il prezzo. Quando gli ho detto il prezzo, si è ribaltato: "Devo prendere una compatta da 1.300 euro, ma stai scherzando?" A che la mia risposta è stata: "Guarda, hai ragione, per carità, sono tanti, ma vai in un negozio, sei di Milano, vai in un negozio a Milano, fatela provare, c'è un sacco di negozi che ce l'hanno lì a disposizione, e la provi. E poi se la sensazione è buona, mi dici insomma qual è il tuo verdetto, insomma." Beh, poco dopo mi ha telefonato e l'ha acquistata, perché effettivamente ha detto: un conto è vederla sul monitor, come si direbbe una volta sulla carta, un conto è vederla in mano, effettivamente tenerla in mano, e la sensazione è la stessa. Cioè, è ovvio che non sto dicendo, signore, stiamo parlando di 8.000 euro, cioè di cifre comunque molto impegnative, quindi non sto dicendo correte a comprarla, per carità, no, però provatela, perché comunque è una bella, bellissima sensazione. In tal senso c'è un'altra azienda che ci insegna davvero tanto quanto è importante il contatto con il prodotto. Apple, se voi andate in un Apple Store, anche se non siete fan di Apple, per carità, i monitor dei MacBook sono aperti, anzi sono chiusi a 78 gradi. Appena entrate nel negozio, i monitor Apple, i display dei MacBook sono chiusi a 78 gradi. Perché sono chiusi a 78 gradi? Non 79, non 77, a 78 gradi. Perché sono chiusi? Perché un modo, una chiusura tale che non dà l'opportunità all'utente di vedere il computer, quindi te lo fa aprire, cioè ti fa prendere contatto fisico con la mano, con il computer, con il MacBook, per farti capire la qualità effettivamente dei materiali. Nel momento in cui entri in contatto con il materiale, con il prodotto, ecco che ti viene effettivamente, cioè, voglia intanto di acquistarlo. Se te lo puoi permettere lo prendi, se non te lo puoi permettere non te lo prendi, però ti viene subito in mente l'idea di quello con cui hai a che fare. E questa GFX 100, appena l'ho presa in mano, mi è venuto proprio in mente questo, cioè un conto è vederla su un monitor e un conto è vederla in mano. Vi garantisco, andate a provarla. Se avete Canon, Sony, se avete qualunque altro prodotto, anche se non siete fan, andate veramente a provarla, perché il risultato finale sono dei file meravigliosi, e la fotocamera secondo me è allo stato dell'arte. Io lo so che qualcuno adesso commenterà e mi dirà: questa è una sponsorizzazione Fujifilm. No, stiamo parlando comunque di un prodotto di altissima gamma, e se comunque vale per Fujifilm, vale per anche altri prodotti, cioè per altri brand, quindi non è che gli altri fanno delle schifezze e Fujifilm con i top di gamma riesce a fare i miracoli, però in questo caso Fujifilm ha in mano un prodotto
esclusivo, perché al momento è l'unica che sta producendo questo tipo di fotocamera con questo tipo di sensore. Tra 1, 2, 5, 10 anni, quando ci saranno anche gli altri brand, probabilmente saremo qui a confrontarci e dire ma forse Fujifilm, ma forse quegli altri potevano fare un pochino meglio, e ci sarà un confronto diretto. Al momento Fujifilm si sta impegnando davvero enormemente in questa serie GFX, che io continuo a dire è una di quelle fotocamere veramente che, se fai certi lavori che giustifichino l'acquisto anche non solo di un corpo macchina ma di lenti, perché poi alla fine acquistare un sistema GFX non è un problema se devi acquistare la fotocamera, problema per modo di dire, anche perché oggi una 50S, una 50R li acquisti con 2000 euro, non ci compri neanche una macchina usata, ovviamente sto parlando. Il problema sono le lenti, che comunque due o tre lenti dopo ce le devi mettere, ce le devi per forza mettere, ed è una spesa anche superiore. Naturalmente non ci sono lenti di terze parti, se ad esempio aspirate a una tilt shift vi costa uno sproposito, quindi è un impegno che da un punto di vista lavorativo deve essere giustificato, cioè devi avere dei lavori che ti paghino tanto da ammortizzare certi tipi di spese per acquistare un sistema GFX. D'altro canto ci sono anche delle persone che si possono permettere di acquistare una fotocamera del genere come semplice voglia di acquisto, e ce n'è, e non c'è assolutamente nulla di male. Vi ripeto una cosa, andate a provarla. Io onestamente chiederò a Fujifilm di mandarmi una GFX 100. Fujifilm sono molto disponibili, il problema è solo che queste GFX 100 non ce ne sono 1000. Comunque anche alla presentazione ho dovuto aspettare un attimino per poterne avere una, perché c'erano diverse persone che ovviamente la volevano utilizzare. Queste GFX 100 sono in giro per l'Italia in prova, perché è un tour proprio ufficiale di Fujifilm, quindi Fujifilm va fisicamente di persona con le proprie fotocamere a farle provare nei negozi, quindi non è che ci sono 10.000 fotocamere pronte per essere utilizzate, quindi appena ce n'è una disponibile me la faccio mandare insieme a una lente, a una coppia di lenti, e la voglio decisamente provare, ma provare bene, cioè averla per almeno una settimana, andare in giro, farci delle foto, editarle e vedere quanta potenzialità c'è dietro a questi RAW, a questa dinamicità, a questa profondità di colore che è veramente stupefacente, cosa che purtroppo non puoi provare nel momento in cui sei a Milano in una location e ti puoi muovere soltanto di poco naturalmente, e in fasce orarie che sono quelle, quindi non puoi aspettare il mattino dopo o la sera tardi. Questo purtroppo non si può fisicamente fare tutto, però grazie alla disponibilità di Fujifilm sicuramente vorrò provare questa fotocamera meravigliosa. Fatemi sapere sotto cosa ne pensate. Io mi scuso ancora, ma purtroppo una serie di inconvenienti non mi hanno fatto portare un video completo come effettivamente avrei voluto, e come invece hanno fatto altri colleghi youtuber che erano tra l'altro presenti anche alla presentazione, che sono riusciti anche a costruire qualcosa di un pochino più completo, ma spero che comunque apprezziate in qualche modo. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like al video, condividerlo, date un'occhiata sotto alla descrizione, qua sotto contiene un sacco di link interessanti, oltre ai RAW della GFX 100, scaricateli, editateli, mandatemi magari anche un risultato, fatemi vedere, insomma ditemi anche cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video.